Ragazzi, buonasera, buona serata a tutti. Allora, prima di iniziare il video post partita di Benevento Milan, voglio fare solo un annuncio. Ragazzi, facciamo una petizione. Non sto scherzando, sto dicendo sul serio. Prendetemi sul serio perché davvero petizione, basta rigori al Milan. Basta, stop rigori, non rigori, basta. Se no è troppo disparitario nei confronti di quelli dietro. Allora facciamo così. Basta rigore, ok? Facciamo questa petizione, facciamo su un gruppo, andiamo al Viminale, Quirinale, facciamo manifestazione. Basta rigore al Milan, così non va bene. Rigori solo se i giocatori vanno all'ospedale tronchi. Se no non possono essere rigore. Dai, ora finché si vuole fare gli sportivi, facciamo gli sportivi, però ogni tanto dobbiamo fare anche un po' le persone serie, giusto? Dai. Eccoci qua, ragazzi. Continuiamo, riprendiamo il nostro post partita di Benevento Milan. E spero che per voi sia stata una bella domenica, una buona domenica, anche se tanto per cambiare, piove, tempo di merda, lo stesso, non se ne esce più fra virus, tempeste atmosferiche, climatiche, tutto, ma andiamo avanti così. Ci togliamo le nostre soddisfazioni, stiamo in famiglia finché ce la facciamo, finché sarà possibile, no? Iniziata tornata la Serie A, la nostra squadra ci vedeva impegnata in quella di Benevento, là nella terra delle streghe. Si può dire che insomma le streghe le abbiamo un pochino messe a rogo, le abbiamo un pochino affumicate, eh? È stata bellina, no? Una bella partitina. Allora, però comunque, prima di tutto faccio i complimenti al Benevento perché la squadra del nostro Pippo, Pippo mio, Pippo nostro, Pippiamo tutti, ci ha dato filo da torcere. È una bella squadra, gioca bene, sta meritando di essere lì in quella zona di classifica, attenti bene, sta veramente meritando perché è una bella squadra, giocano benino, è un bel gruppo. E la giusta cattiveria agonistica, non si arrendono mai, anche sul 2-0. Se avete visto, io perché l'ho potuto vedere, problemi di connessione oggi, per l'amor di Dio, sono tempo a sprazzi, però poi riguardando tutto e seguendo anche le dirette radio cronache live, ci hanno dato filo da torcere. Abbiamo avuto un grande Donnarumma, la difesa ha retto bene, essendo uno meno, ora poi ci arriverò, ora ci arrivo. Noi siamo stati ancora una volta non eccellendo in una partita, chissà come, non come i nostri cugini che con 6-2 con la squadra del Crotone sembrava un'impresa di quelle faraoniche. No, anche noi si poteva vincere 4-0, ma hanno giocato a sprazzi meglio di noi come Crotone con voi, secondo me, nel primo tempo. E alla lunga, diamine, le qualità escono fuori, vedete? Le qualità, eccole lì. E secondo me ancora l'Inter è sempre la favorita per lo scudetto, perché basta vedere i giocatori che ha. Quando si mettono in testa di segnare e di giocare a pallone, non ce n'è per nessuno. Bisogna solo sperare noi di essere così continui e loro magari incappino qualche errore. Capiterà anche allora altra volta dopo 8 partite che vincono, no? Noi, loro si vantano delle 8 partite, 7, quante sono? Noi sono più di 30, sono 32, 33 che invece non perdiamo. Fate un po' conti. Vabbè, comunque onore a tutte e due, sia a noi che a voi, per l'amor di Dio. Allora, noi siamo stati molto cinici, come ancora una volta. Siamo passati in vantaggio sul rigore con che sì, eravamo partiti bene infatti, perché davanti ci proponevamo come si può dire, con convinzione. Abbiamo trovato un rigore che sfido chiunque a dire che non c'era questo rigore. Guardate che passo di là dallo schermo, vi tiro a seggiolate. Vi vengo, vi prendo per il collo, per i capelli ve le strappo tutti. Non va azzardare di che c'era un rigore in quel modo, che l'ha carrettato. No, perché siete buoni a dire che poi noi ce le danno troppi. È vero, ce le danno troppi. Infatti, secondo me dovrebbero darceli un po' meno, perché se no non è giusto per chi va dietro, per chi è dietro di noi che ci rincorre.
Però se voi vi ricordate, voi avete la memoria corta allora, perché non vi ricordate anni, in questi anni passati, per non dire decadi passate, i vostri, io vi riferisco a tutti, non solo all'Inter, alla Juve, eh. Un po', mi sa che avete la memoria corta, non vi ricordate tanto bene gli anni passati, quando avete vinto gli scudetti, vabbè, ma non si sa che con noi c'hanno dove so, qui non ce l'ho, le sette coppe ce le abbiamo noi. E quello rode a tutti, no? Proprio li rode. Allora, noi poi abbiamo sofferto con l'espulsione. C'è stata l'espulsione. Secondo me, potete dire che vi pare, il Sola l'aveva già fatto. Ammonito. Non era cattivo, e non ci ha trovato più il pallone, ormai era lì. A un certo punto ha cercato anche, ha calato, ha diminuito la forza del calcio, perché ha visto che lo chiappava, per non fargli male. L'ha toccato un po', giusto, le ha fatto, però, tutta la scenata, per l'amor di... Nemmeno le avesse spostato un ginocchio. Di interno piatto l'ha preso, dai. Anch'io riguardandolo bene l'ho visto, eh. Anch'io pensavo le avesse dato una puntata fatta bene, dritta la rotula, ma invece di interno piatto. E poi aveva calato la velocità, la potenza, perché aveva visto che ormai il pallone aveva perso, la gamba era in aria, la munizione andava bene. Ci sono andati ancora una volta, ancora, dopo con la Lazio. Siamo ripartiti proprio come se con la vittoria, ma con dei leggeri torti. Il rigore lasciatelo fare, il rigore. Anche per loro c'era. Ascoltate bene quello che vi dico, no? Che poi dite che anche per il Benevento, secondo me c'era. Tutti e due rigori, ok? La differenza è che noi si è fatto, loro no. Però l'espulsione, giocatore come Tonali, secondo me è stato buttarlo fuori in quel modo, per un fallo in quel modo, primo fallo poi, cioè nemmeno che avesse fatto il primo fallo. Cioè, vabbè. Sorvoliamo, avete capito? Tanto è inutile, no? Penso che la maggior parte la pensi come me. Abbiamo continuato a soffrire con le nostre ripartenze, poi abbiamo trovato, diciamo, la rete della sicurezza con il nostro... Scusate, eh? Vabbè ragazzi, scusate, vi lascio al ritmo di Meravigliao Leao, vi lascio a questo ritmo, vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi, insomma abbiamo sofferto alla fine, però abbiamo tenuto, non ci hanno rimontato, Leao, Leao, siamo sempre lì, siamo in contro sorpasso ai nostri cugini, che vi resta a dire? Mi raccomando, like, iscrivetevi se vi va, se vi piace quello che ho detto, se lo reputate idoneo e tutto il resto, ok? Magari condividete con campanellina accesa, like, clic, cliccao, meravigliao, e che meraviglia, cliccao, meravigliao, campanellao, iscrivao, la 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 la